è un po' buffo, a dire il vero, bamboccianti. Il termine compare per la prima volta in due testi, nella satira sulla pittura scritta dal pittore Salvator Rosa alla metà del primo decennio del Seicento e nella lettera dell'artista Andrea Sacchi al collega Francesco Albani, scritta da Roma nel 1651. In entrambi i testi sono elencate le caratteristiche di un genere pittorico detto bambocciata, i cui autori sono chiamati bamboccianti. Presto questo termine venne usato dagli scrittori d'arte in modo negativo per indicare i seguaci, per lo più fiamminghi olandesi, di Pieter van Laer, soprannominato Bamboccio. I bamboccianti dipinsero scene di genere di soggetto popolare e romano, in tele di formato ridotto e a piccole figure. Si tratta soprattutto di artisti provenienti dal nord Europa, Pieter van Laer, Jan Miel, Thomas Wick, Jan Both e Michiel Swirtz, ma non mancano italiani quali Michelangelo Cerquozzi e Viviano Codazzi. Non c'è un preciso arco di tempo, ma possiamo dire che i bamboccianti furono attivi a partire dal quarto decennio del Seicento e fino alla fine del secolo. I bamboccianti operarono a Roma e nelle campagne che circondavano la capitale. Il perché dei bamboccianti lo ritroviamo nei temi trattati da questi pittori. I temi della bambocciata consistono in esempi di vita contadina e urbana, hanno infatti come protagonisti contadini, straccioni e mendicanti, a volte raffigurati realisticamente, ma più spesso caratterizzati in chiave grottesca. I bamboccianti sono stati quindi autori di opere in cui l'artista girò lo sguardo verso i quartieri più popolari, più poveri. Una lente di ingrandimento non sempre veritiera e a volte circondata da un alone grottesco, ma questo tipo di opere restano comunque una preziosa testimonianza di come fossero le campagne romane e alcuni quartieri di Roma nel XVII secolo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!